Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video c'è stato il primo scontro con uno dei Pokémon guardiani, Kleavor. La lotta non è stata troppo difficile, ho preso un danno, ma per fortuna l'ho sconfitto e il Pokémon si è placato. Inoltre mancava ancora qualche punto per poter salire al rango successivo, ma mi sono dato da fare e ho raggiunto quindi il rango con 2 stelline. Quindi devo andare a parlare con Selina e poi salire di rango. Abbiamo i mercanti della ditta Ginko. Posso comprare strumenti che non ci sono all'Emporio. Danza spadito, la ferro scudino. Sì. Carine. Ah, le bacche. Beh, le bacche sì, sono importanti in questo gioco. Benvenuto, capiti a fagiolo. Ci è appena arrivato un articolo da non perdere. L'articolo del giorno è un set revitalizzanti Max. È tuo per la modica cifra di 4.000. Cosa c'è dentro? Ma se te lo dico ti rovino la sorpresa. Allora, che dici? Un set? Prendiamolo. Ma me l'ha detto cos'era, quindi boh, non capisco. Ad ogni modo, ieri ho recuperato un oggetto smarrito. Quindi la signora qui mi ha dato dei punti. Ottenere strumenti. Praticamente sì, ho preso dei punti, ne ho 57. Potrei comprarci delle Pokéball con 57 punti, ma no. Me li tengo i punti. Li utilizzerò in un altro momento quando potrò comprare roba più interessante. Praticamente devi trovare degli strumenti smarriti da altri giocatori del villaggio, oppure da giocatori o persone del villaggio. E poi prendi punti. Ok, ora lei controlla il Pokédex. Sì, alcuni li ho completati. Munchlax. Ah, perché era di Rise. Ok. E allora com'è? Posso salire di rango? Praticamente basta andare nella landa ossidiana, che è l'unica disponibile ora, o nella foresta lontana, e catturare Pokémon. Trovare oggetti che ti serviranno poi nel corso dell'avventura. E poi quando torni da Laven alla base, parli con lui, ti dici guarda un po' il Pokédex e ti dai punti per salire di rango. Poi si va a parlare con Selina. Ora puoi usare le Puma Ball. I Pokémon fino al livello 30 seguiranno sempre le tue indicazioni. Inoltre riceverai ricompense più generose ogni volta che farai rapporto sulle tue ricerche. Prendi anche queste ricette, ti saranno utili per creare strumenti. Per le Puma Ball. Un ciottolo celeste e una bacca ghicocca. Super pozione, ottimo. Ah, posso farle io ora. Ma ora devo andare a parlare con Soruan, giusto? Sì. Vediamo un po' che ha a dirci. Abbiamo calmato Kleavor. Ah, ma non c'è Perula? Le ho fatto un favore, pensavo dicevo vado a parlare con Soruan per dirgli che guarda, abbiamo calmato il Pokémon. Però Soruan ha la spina del Team Galassia. Ora anche Ursaluna. Ursaluna? Cosa? Ciò significa che l'inspiegabile collera può scatenarsi anche in Pokémon non regali, forse? Non ho ricevuto dispacci da Damone Perula. Ad ogni modo non mi sembra prudente ignorare la questione. Capitano Maru, le sono grato per avermi informato sullo stato di Ursaluna. Ah, quindi lei controlla Ursaluna ed è del team Damon, team Diamante. Ah, non ci avevo fatto caso. Il nostro leader ha un sacco di cose da fare. E il capitano che si occupa di Ursaluna non mi sta ad ascoltare. Ah, quindi non è lei. Però ha quel bracciale strano, lei. Gli unici a cui posso rivolgermi siete voi del team Galassia. Se non erro è Genaria del team Perla, il capitano che si occupa di Ursaluna. Ma tutti quanti del team Perla sono? Tra tutti i capitani è quella più testarda. Testardamente rispettosa delle tradizioni. te la sei scampata, eh? Link, ho una missione per te. Va all'acquitrino vermiglio e raccogli informazioni su Ursaluna. Ti autorizzo all'offensiva se necessario. No, grazie. L'area da esplorare per questa ricerca è l'acquitrino vermiglio. È un luogo abitato da Pokémon ben più temibili di quelli della landa ossidiana. La sua conformazione è ostica, con valli scoscese e dirupi a picco sul mare. Hai il rango giusto per occuparti della missione all'acquitrino vermiglio. Ti darò le informazioni di cui hai bisogno. Per prima cosa, dirigiti all'acquitrino vermiglio e raggiungi le rovine Flemma.
Il capitano di Ursaluna si trova lì. Grande! Flemminia le rovine Flemma. Flemminia ancora non esiste. Chiamate così dalle rovine, certo. Ah, qui non posso usare però... Ma aspetta, di là mi dà lo stesso... Sì, devo sempre passare per di là, è ovvio. No, dicevo, non mi fa prendere... Il mio amico cavalcabile. Oh, guarda chi c'è, Link. Non potevi apparire in un momento migliore. Era destino che ci incontrassimo per lottare. Hai ragione. Ma come? Ti darò del filo da torcere e rafforzerò il mio legame con Pikachu. Bello qui lava. Mosse. Ruota fuoco, vai. Boia, che botta. Sciottato. Ah, per Pikachu ora. Quindi era messo in conto, diciamo, il gioco che dovevo sciottare quel... Ma no, ehi, che fai? Ma te pozzino. No, no. Facciamo... No, prata fuoco, dai. Eccola là, te pareva. Dai, su, qui lava. Ma come? Ma dai, attacca due volte questo. Ma che fregatura. Ma aspetta, qui lava, mo ci penso io per te. Andiamo un po', Luxio, va. Voglio vedere Pikachu che fa tua shock contro Luxio. Voglio proprio vederlo. Ok, allora no, mosse. Niente, rapida è uguale, quindi potente, vai. Buono. Vabbè. Sì, ma sempre doppio turno c'hanno, che cavolo. Beh, è potente. Così è sicuro che va KO. Ah. Cavoli, ragazzi, cavoli. Qua fare una Nuzlocke sarebbe impossibile. Oh, quando un Pokémon spera una mossa mi distraggo sempre osservando le sue movenze. Ma non è sbagliato, eh. Anzi, alcuni allenatori imparano proprio guardando i Pokémon, come si muovono, che mosse stanno per fare. Ah, speriamo che Pikachu non se la prenda con me. Ma speriamo che Luxio non se la prenda con me. Ed ecco un premio anche per te. È una ricetta nuova di zecca. Furtivizza. Che roba è? Ah, tipo repellente. Sai, al momento mi sto dedicando a studiare le distorsioni spazio-temporali. Ne hai mai sentito parlare? Sembra che ultimamente siano apparse in diversi luoghi. Al loro interno si trovano strumenti fantastici, ma anche Pokémon temibili. Se hai intenzione di entrarci, ti consiglio di fare attenzione. Ma ora che diresti di avviarci verso la base dell'acquitrinio? Sì. Ah, posso andarci direttamente così. Beh, certo, ovvio. Dato che è open map, è un po' difficile andarci passando per la landa ossidiana. Ed eccoci all'acquitrino vermiglio. Questa zona brulica di Pokémon che utilizzano il veleno. Mi hanno informato della tua prossima missione. Le rovine Flemma sono da quella parte. Ma sono vicine, però voglio andarci a piedi. Quanto a me, non mi è dato sapere dove e quando apparirà la prossima distorsione spazio-temporale. Sarebbe utile se la mappa desse qualche indizio, ma per ora esplorerò l'acquitrino. Ah, in cui appaiono potenti Pokémon, wow. Mi affido a voi due per le ricerche. E mi raccomando, mettetecela tutta, ma senza strafare, sia ben chiaro.
Se i Pokémon selvatici dovessero farvi tribolare, andate all'area allenamento e chiedete alla pila di insegnare mosse potenti ai vostri Pokémon. Ma io dalla pila ci andrei anche solo per parlarci. Dunque, chi è? Signora, ma la gente qui non ha paura? Tutti quanti abbiamo paura dei Pokémon, però andiamo lo stesso ad avventurarci in zone che non ci competono. Avresti un favorino da chiedermi, ti incuriosisce Roselia, eh? Faccio la strada fino al basso piano dorato solo per ammirarlo. Cioè, è interessante che loro siano interessati ai Pokémon nonostante facciano loro paura. Sì, si contraddice un po' con quello che ho detto poco fa, ma capite? Vuoi conoscere meglio Roselia? Devo completare la pagina del Pokédex, va bene. Un giorno verrò. Allora, noi non possiamo incontrare i Pokémon selvatici girando nell'erba, e questo era abbastanza chiaro. Vediamo un po' se lo prendo. Bene. No, ok. No, ci sto ancora prendendo la mano. Non capisco perché non riesco. Ok, aspetta. Vorrei provare a catturarlo di soppiatto. Allora, o si gira spesso. Toh. Niente, mi segue con lo sguardo. No, fermati. Ok, vai. Preso a di soppiatto. Grande. Cattura, 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 cattura. Ottimo. Bene. Lottiamo allora. Ok, Psyduck, fatti sotto. Tecnica rapida. No! Vabbè, ma dai! Ma non è possibile! Ma con un attacco solo! Ma io non ci posso credere. Devo ragionare in maniera totalmente diversa. Assolutamente in maniera diversa, non può essere. Io perché sono troppo improntato sul Pokémon selvatico degli altri giochi. E qui non è. Insomma, i revitalizzanti servono in questo gioco. Non si può farne a meno. Va bene, farò in modo di usarli più spesso. Devo farli però, non ne ho molti. Allora, adesso davvero proseguiamo. Allora. No, più che altro sono intenzionato. Mamma mia, che nebbia! Più che altro è che sono intenzionato a catturare. Oh, quella è una pietra celeste. Quindi mi dà ciottoli celesti. Ma come ci arrivo? Beh, guarda che nebbia. Allora, quel Carnivine è un Pokémon alfa, mi sa. Cioè, anche se non è alfa, è molto arrabbiato. Va bene, dai, proseguiamo ora. Ciao. Fatti furbo, schiva. Schiva più che puoi. Ok. Mentre schivo divento vulnerabile alle mosse nemiche, ma non è vero. Le rovine Flemma. Queste sono le rovine di Flamminia, ovviamente, come le conosciamo oggi. Ma guardate, sono nuove praticamente. Ma chi è? È la signora che controlla. È Genaria! Perché la tua Genaria, perché è vecchia, va bene, guarda, sono proprio un cervello quantico. Sono Genaria, una dei capitani del Team Perla. Oibo! Oibo! Possiedi Flotome Bordei! Presumo tu sia il giovinotto capitombolato qui dallo sparso spazio-temporale. Sono famoso? Sì, sono io. Già. Che dialogo è? Mi è giunto all'orecchio che si dice che sul tuo conto. Dicono che tu abbia placato Cleavor. Suppongo che il tuo intervento abbia salvato non pochi, ma
Ma non vi era davvero una soluzione migliore? No. D'altronde non hai fatto altro che mettere a tacere un Pokémon con la forza, mi sbaglio? Per giunta mi dicono che tu sia solito usare quegli arnesi chiamati Pokéball per catturare Pokémon. Se è questa la condotta del Team Galassia, lungi da me chiederne il supporto. Lo stesso vale per il Team Diamante. Quella ragazza, Maru, si è offerta di aiutarmi, ma è fuori discussione. Orsù, vai per la tua strada. Molte incombenze richiedono la mia attenzione e non posso trattenermi oltre. Io veramente volevo. Link, voglio verificare di che pasta è fatto colui che ha placato un Pokémon Re. Lottando con te potrei comprendere una minima parte della potenza dei Pokémon regali. Ma questo arriva, non ci saluta, niente. E lottiamo. Alla fine le lotte Pokémon si riducono a Luce e Telo. Va bene, non è che va male, però. Per capire. Ok, ho più turni così, dai. Almeno posso stare più tranquillo. Calmamente, eh? Ma io uso mosse fisiche. Ah! Cioè, offensiva e difensiva, così proprio, a caso. Non è speciale. Vabbè. Ma ora che ci penso, c'è distinzione tra fisica e speciale? Io, boh, non lo so. Non so che dire. Ai 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 ai. Boh. Proviamo così. Mamma mia, ti prego. Oh, meno male. Meno male, non si ricarica tutto. Ma è quello che gli ho tolto prima. Allora mi sa che siamo bloccati così, eh. Vabbè, quello che gli tolgo se lo riprende. Oh, alleluia. Quindi c'è un. Oh, meno male. Meno male. Ciao, Togepi, ciao. Mamma mia, ragazzi. Gible. Vabbè. E allora ho per. Boia. Cioè, porca miseria, oh. Non è possibile. Non ha assolutamente senso quello che sta succedendo. Niente, devo proprio allenarmi di più. Devo catturare quanti più Pokémon possibili. Vabbè, doppio attacco, dai. Mamma mia. Oh. Hai un talento sopraffino nel dare indicazioni ai tuoi Pokémon. È stata una lotta dilettevole. Beh, insomma. Che abilità incredibile. Permettimi di rimettere in sesto i tuoi Pokémon. È il minimo che puoi fare. Credo sia opportuno affidare a te la ricerca della lastra di pietra sottratta alla signora Genaria. Sottratta? Proprio così, amico mio. Una porzione della lastra di pietra custodita presso le rovine Fleb è stata rubata. Oh, hai mai sentito parlare delle tre sorelle brigantesse? Sono causa di frequenti perdite economiche persino per la ditta Jingo. La signora Genaria si sta prodigando per recuperare la lastra, ma come potrai immaginare, la veneranda età di 99 anni le pone dei limiti. Ed è ancora una. Un capitano del team Perla, mamma mia signora, complimenti. Che ne dici? Saresti così gentile da recuperarla per conto suo? Va da sé che ti assisterò nell'impresa. D'altronde il sottoscritto è ancora indignato per vedere la merce perduta a causa di quelle tre. E non sia mai che la passino liscia dopo aver saccheggiato le rovine. È imperdonabile. Mi sovviene giusto di aver visto i resti di un fuoco di campo presso la base dell'acquitrino. Che abbia a che fare con questa faccenda?
Ma presso la base dell'acquitrino? Ma le rovine flemma sono fatte così. Quindi erano molto diverse da quelle che conosciamo noi. Perché quelle che conosciamo noi hanno stanze, invece queste no. Vado con Weirdy, tu sta tranquillo. Sta per aprirsi una distorsione spazio-temporale. Wow. Che roba. Non credo l'andrò a controllare perché è lunga la faccenda. Cioè, ci sono Pokémon forti, ho paura, seriamente. Ok, ti faccio un rapporto intanto per i Pokémon che ho catturato. Un po' di soldini, dai, non male. Non male. Ah, potrei fare un altro rango in questa maniera e poi magari allenare un po' i Pokémon. Ok, continuo le ricerche. Dove devo recarmi? Non è che dovevo parlare con Etelo. No, devo recarmi qua. Parasect, mi dispiace. Ne ho affrontato uno l'altro giorno, guarda, ho avuto una cavolo di paura. Era al livello 30, io stavo al 15 ancora. Dunque, questo è campo, no? Ci sono resti di un fuoco da campo, qualcuno deve essere stato qui. Chi va là? Da come cammini sembra abituato a muoverti in questi ambienti. Ma no! Ma no! Bellissime! Stupendo! Se sei qui puoi avere un unico scopo, acciuffare noi le più grandi ladre della storia! Sorelle, presentiamoci a dovere. Glielo dobbiamo, visto il miserabile destino che l'aspetta. E sia, io sono Floris, la maggiore delle sorelle, bella e fiorente come una rosa al mattino. Rara e sfuggente come l'iride nel cielo. Io sono Riris, la secondogenita. Preziosa e nobile come l'oro, eternamente brillante. Io sono Doris, la più giovane. Va bene. Squadra Genio pronti all'azione, cos'è? Siamo le tre brigantesse, le inafferrabili sorelle Florido. Bene. No, una è Bianca, capo palestra. Un'altra è l'antenata di Saturno. Quella a centro chi è? Terry, probabilmente. Ha a che fare con Terry. Sorelle, lasciate che lo sistemi io. La pallottolerò in un secondo. Vai, Toxicroak, avvelenagli un po' la vita. Ma che avveleni? Fermati! Ah, brigantessa, dai. Fatti sotto. Toxicroak a pelle arsa, forse. No, non ci sono le abilità qui. Quindi sei fregato, caro mio. Forse se sono fregato io, mi sa, Vai. Ah, potevo fare Hydro Pulsar, veramente. Pokémon Psico qui non farebbe male. Boh, evita l'attacco! Ah, però ha doppio turno per causa della mossa. E vabbè. Senti, allora. È un po' esagerato, No, è un po' esagerato, dai. Un po' troppo esagerato. Niente da fare, devo allenarmi assolutamente. Ma come evita l'attacco? Vabbè, Trelama può fallire, però, cavolo. Dai che ce la fai. E niente. Oh! Senti, ora ce la facciamo. Oh, grande! Oh, bella pare, bella. Fine lotta, ottimo. Non mi va molto a genio questo risultato, ma sempre meglio che zappare per il Team Galassia. Addirittura. Nuova mossa di Staravia. Vediamo che cosa impara. Maledetto Team Galassia. Viene a rompermi le uova nel paniere anche dopo che ho lasciato il pollaio. Prenditi questa dannata lastra, basta che ti togli di torno. È incazzatissima Bianca là dietro. Sì, lo so che non è Bianca, però, per dire. Rende bene l'idea. Ci sembrava preziosa perché aveva delle scritte sopra e tutto.
E invece è stato cianfrusaglia della malora. Seh, tanta fatica per niente. Dimmi, perché ci cercavi? Per aiutare Genaria. Darsi tanto da fare per qualcun altro. Che animo nobile, sono commossa. Peccato però che non siano affari nostri. Non abbiamo tempo da perdere noi. Siamo già troppo occupati a sopravvivere. Inoltre ho un conto in sospeso con il Team Galassia. Un conto di lacrime e sangue che farò pagare anche a te. Non dimenticartelo. Mi viene in mente quella vecchia poesia. Sotto il dolce sole dei giorni di primavera, perché i fiori cadono come anime in pena? Non so cosa dire. Devo essere sincero. Allora, è stata una cosa devastante quella che hanno fatto le ragazzine qui. Devo assolutamente... Ah, posso anche andare... No, vado alla base, sì. Niente, l'episodio termina qui. Devo assolutamente allenarmi in qualche maniera. Potrei anche visitare quella zona che si è aperta lì. Chissà quali Pokémon incontrerò al suo interno. Pokémon che mi daranno del gran filo da torcere, suppongo. Ad ogni modo, il video termina qui. Per il prossimo avrò la squadra leggermente più allenata. Devo assolutamente riuscire a portarli tutti sopra il 20, altrimenti continuerò a perdere sempre. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!